Madonna! Un bijou. Ah! Aiuto! Ammazzatelo! Tutti me menano! Stammi lontano! Adios, amigos! Non durerà a lungo. Lo spaventeresti? Abbiamo finito con una puntata... vabbè, Joel si è fatto malissimo, davvero male. Abbiamo incominciato con Ellie che, vabbè, fa robe. Ora appunto ci troviamo nei panni di Ellie, il cervo sta lì. Ancora troppo lontano. Colpito? No! Per favore. Sì, grande. Beh, questo è stato un colpo bello preciso. Ecco qui le tracce. Non lo so, forse conviene andarcene dai lati, non proprio dove sta lui. No! Dai! La visuale era perfetta. Colpito? E dai! Come cacchio si fa a mancarlo per poco? Oh, perfetto! Questo era al collo. Mi spiace per lui, ma... Oh! Beh sì, e il cervo? Dove è finito? Ma io il cervo non lo vedo più, eh. Quelle poi sono le ultime tracce di sangue che ho visto. A sedere, va. C'è successo? Oh cavolo, lo dico io. Sparato al sedere, niente. Non credo che ti sia andato di qua. No, anche perché c'è il dirupo. Poi a meno che non è stato deficiente. Mamma mia ragazzi, ci sto mettendo 3 ore solo per trovare la strada. Comunque è stato bellissimo, ma allo stesso tempo stranissimo. Sparato al sedere, sparato poi al collo un'altra volta. Solo sul mio canale si possono vedere certe cose. Possiamo trovarci delle cose. Oh! La prima volta che trova lei un fumetto. Incertezza. La prima volta in esclusiva. Il cervo. Chi è là? Uscite! Ehi là, vogliamo solo parlare. Se ti muovi te ne infilo una dritta in mezzo agli occhi. Idem per il ragazzino. Che cosa volete? Mi chiamo David. E questo è il mio amico James. C'è un gruppo più grande, con donne e bambini. Tutti molto molto affamati. Anch'io. Donne e bambini, tutti molto affamati. Beh, potremmo fare... uno scambio per un po' di carne. Che vi serve? Armi, munizioni, vestiti. Medicine. Avete degli antibiotici? Ne abbiamo. All'accampamento. Se vuoi puoi seguirci. Non vi seguo da nessuna parte. Il ragazzino va a prenderli. Torna con ciò che mi serve. E il cervo è tutto vostro. Se arriva qualcun altro... Me ne infili una dritta in mezzo agli occhi. Perspicace. 2 boccette di penicillina e una siringa. Sbrigati.
Vai su. Quel fucile lo prendo io. Certo. Indietro. Ci metterà un po'. Ti spiace se ci ripariamo dal freddo? Porta anche quello. Ecco. Sai, non dovresti andare in giro da sola. Non amo la compagnia. Capisco. Come ti chiami? Perché? Senti, so bene che non è facile fidarsi di due sconosciuti. Chiunque sia il ferito, si vede che ci tieni. Sono certo che andrà tutto bene. Vedremo. Avevi un'altra pistola? Mi spiace. Ok, ora potrai riavere il fucile. No, hai la pistola. Spero tu sappia come usarlo. Ho fatto un po' di pratica. Dobbiamo tenerli fuori a ogni costo. Copri le finestre. Okay. Ok, sì, intanto copri il cervo. No! L'ho appena fatto, giusto per tenerti informato. No! Prendi lui! Preso! Fai meglio di me con quel coso. Beh sì, ma magari proteggiti anche. Aiutami. Ah sì. Certamente. Fa un sacco di casino poi, eh. Se lo trasporta quello. Alla porta. No! Mannaggia te! Ah, prendi lui, prendi lui. Mi serve il tuo aiuto. Oh, 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 calma, oi. Mannaggia la miseria. Ricarica, ricarica! Ah! Madonna! Oh, oh! No, no, no! Colpito! Avanti così, piccola! Ecco, usa questo. Buongiorno, andiamocene. Ma qua si è fatto tutto rosso. Fanculo, usciamo da questa stanza. Ci conviene. Ok, piccola, di qua. Forza, ti blocco il passaggio. Ma va, cagare, ho sprecato un colpo così. Ok, abbiamo anche una pistola. Come stai? Non preoccuparti per me. Comunque questa è la voce di Ramses, ad Uncharted 3, e poi...
Non mi ricordo, mannaggia. C'era un altro personaggio della Naughty Dog. Un videogioco della Naughty Ehi, piccola, stai bene? Dog. Una favola. Usciamo da qui! Urco can! Sali, sali, sali! Wow! Sì, scappa! Aiutami a salire. Madonna! Appena ho visto quello lì, ho iniziato a correre proprio. Lì c'è meno vita perché, cioè, è più debole perché è una bambina. Quello da dove era sbucato. Vabbè, c'era una porta accanto. Non aprite quella porta, lo chiamavano. Beh, in realtà era già aperta, quindi sono arrivato qui. Sto maledetto. Stammi lontano! Come non ho detto, dammi lontano un corno. Però non è possibile. Cioè, io ho fatto robe peggiori di queste. Stiamo morendo veramente per un deficiente. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Lo stai? Non mi dire, ho beccato il muro. A posto allora. Beccati questo, che caspiterina. Non giusto un matto. La cosa buona è che almeno i coltelli ce l'abbiamo infinito. Ci serve una via d'uscita. Ma davvero? Cerca di moderare i termini. Va bene, vecchio. Stati bene. No. Scusate, ma se faccio con il coso, no. Vai. No, 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 no. Sei un deficiente, però, eh. No, ma non venite da me. Non venite da me. No. Becca di questo. Wow. No, vabbè, sto combattendo malissimo, eh. E sto bene, proprio benissimo, uno splendore. No. Mi verrebbe voglia di rifarlo sto combattimento perché. Grazie, t'ho sparato. Ho sparato a lui. Vabbè, adios amigos. Sì, buongiorno, venga pure. Basta che non venite tutti insieme. Mo, ammazzatelo, ammazzate lui. Non clicker, no! Cioè, il clicker poteva venire proprio nel momento giusto. Questo è stato perfetto, un bijou. E che bijou? Visto? Io così voglio fare, in modo che si risparmiano i colpi, ma ce la faranno i nostri eroi? Ammazzali tutti tu, forza, non ci vuole tanto a sparare. Se poi parlo io, no? Clickerino? Vai! Fatto! Non ho più mattoni, perfetto, devo girare di qua per prenderne un altro. Almeno, pensaci. Ma ci sono altri mattoni o no? Ah no, anche una bottiglia, va, salga pure. Lei è il prossimo. Vai! Ma no! No, vabbè, la manca. Vabbè, veramente, adesso o lo facciamo bene o veramente mi arrabbio. Il clicker che scende dalle scale e non mi esce il tasto del triangolo per accoltellarlo. Ma dai, ma stiamo scherzando. Buongiorno. Vabbè, sono stato stupido perché l'avrei dovuto fare più da vicino, io invece l'ho fatto da lontano. Ammazzalo tu, ammazzalo. Oh, finalmente, fa qualcosa anche tu, mannaggia la miseria.
Dai, vai avanti tu. Sacrificati. Forza, ho visto che sei molto bravo a sparare. Ah, vedi quello. Sparalo. Mettiti avanti. Niente. Oh! Perfetto. Olè. Il problema adesso è che non c'ho mattoni, né tantomeno bottiglie. Qualcuno mi dia delle robe. Aiuto. Ah! Aiuto. No, levati. Perfetto. C'è quello. Sei un deficiente, però. Aia, me menano. Tutti me menano, è inutile. Ammazzali tutti. Sì, ciao, buonanotte. Ah! Che t'ho fatto io? Ecco, adesso siamo proprio in una situazione. No, 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 perfetto. Devo dire che forse questa è la parte peggiore del gioco, veramente. È entusiasmante, sapete com'è? È troppo bella. Stavamo andando tutto bene fino ad ora. Dovevano mettere una montagna di mattoni qui per me. Se però, figlio mio, ti fai acchiappare proprio un deficiente, cioè non lo so io. Sono una bambina, ma tu sei proprio un deficiente. Ma va che mi hai da me. Cioè, non lo so, sta quello davanti deve venire da me. Mi sembra giusto. No, potevo farlo. Male. Aia, molto male. Glitter, ma falla finita. No, ce n'è un altro. Via, 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 via. Sentito? Amore che ho sentito. Sarà la 3000esima volta che ho sentito. Aver sentito, ho sentito. Ma non so, ho capito come ho fatto. Aiuto. Spaccali tu. La bottiglia proprio. Cioè, la tua proprio. No. No. Non farlo. Amico? Amico poi, eh. Ma io dico, ma in che casino mi sono messo? Via! Perfetto. Ma se non si allontana è colpa mia? Ah! No, io sto messo malissimo, eh. No, 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 in due, no! Allontanati! Manesco! Un'altra bottiglia. No, vai da lui! Io non c'entro niente, eh. Non era fatto a regola d'arte. Che c'è? Ah! Dai! Dov'è? Dov'è il clicker? Dov'è? Ah! Ah! Ma Eric, ma perché quando prende le cose e poi non le seleziona? Rimane col coltello, ma switcha direttamente a quello che ho preso. Scusa tanto. Cioè, sta mamma è un'arte per fa' sta roba. Aiuto! Ma chi è che l'ha detto aiuto? No, non ti posso aiutare! Ecco. Non ho capito che cacchio è successo, ma è stato bellissimo. Ok, ok, facciamolo 3 miliardi di volte, qua non ci finiremo più. Sarà una puntata solo di fail assurdi. Mi ricordo che anche la prima volta mi sono dannato per fare una cosa del genere. Un tempo in tempo. Guardate, proprio è una cosa pazzesca. Non è il fatto che mette ansia, è il fatto che è troppo difficile sto scontro. Poi lo spazio è quello che è. Ma come me l'ho sembrata a memoria, che viene sempre uno da qui. Prendilo il mattone, mannaggia a te, ma lo spacco in testa il mattone. Quanto li odio, sti tizi. Chiamasi tizi poi, eh. Tizio e Caio, è sempronio. Tutti conosco. Oh, ma quanto è bello. No, ho beccato la luce. Se si può essere più deficienti di così. Ah, bene, è vero, qua vengono pure i runner! No, via! Mio Dio mio! No! Sarebbe cosa buona e giusta fare qualcosa invece di stare come in babalucchi. Sì, sì, chiami! Venga, venga! Venga sul palco! Sentito? Che bel suono? Via! Oh, altri colpi! Ragazzi! Madonna! Ah, l'hai ucciso! Dai, ce l'abbiamo fatta! Già uccisi tutti. Già uccisi tu. Non essere così delusa. Ah, si mi ha fatto casino, guarda. Controllo il ponte. Ma ragazzi, ma io sono stato gli anni per fare sta roba. Ma che è, veramente? Già uccisi tutti. Sono messo un attimo. Niente infatti. L'ho detto, questa è la parte peggiore del gioco, secondo me. Bene. Torniamo indietro. E controlliamo il cervo. Sì, se lo saranno pappato loro a quest'ora. Ancora il fuoco sta. Te la sei cavata piuttosto bene là fuori.
Sì, cavata bene. Sì. Direi che siamo un'ottima squadra. È solo fortuna. Fortuna? No, no. Questa non è fortuna. No, sai, credo che tutto accada per un motivo. Certo. Davvero? E posso dimostrartelo. Vedi, quest'inverno è stato particolarmente duro. Qualche settimana fa ho mandato un po' di uomini in città per cercare del cibo. Ne sono tornati pochi. Han detto che gli altri erano stati massacrati da un pazzo assassino. E senti questa, quel pazzo sembra vaghi con una ragazzina. Vedi? Tutto accade per un motivo. No, non agitarti. Non è colpa tua. Sei una ragazzina. James, giù la pistola. Col cazzo, Davide. Non la lascio andare. Abbassa la pistola. Dalle le medicine. Sai che agli altri non piacerà. Sì, ma non è un problema tuo. Levati dalle palle. Non sopravviverai a lungo. Io posso proteggerti. No, grazie. Andiamo via da qui. Joel. Non sono riuscita a prendere molto cibo. Ma ho preso questa. Sposta il braccio. Oh. Scusa. Ecco.